On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. L'11 luglio è scomparso Satoru Iwata, presidente di Nintendo e uomo chiave nella storia recente dell'azienda. La sua avventura inizia nel 1983, quando Iwata entra a far parte degli HAL Laboratories, sviluppatore attivo sulle console Nintendo. Nel corso della sua carriera presso gli HAL, ha contribuito alla creazione di titoli importanti quali Balloon Fight e Earthbound. Quando nel 1993 l'azienda si ritrovò in un grave momento di difficoltà, l'allora presidente di Nintendo, Hiroshi Yamauchi, decise di scommettere su di lui affidandogli l'intero studio di sviluppo. In 5 anni e rischiando il proprio patrimonio personale, Iwata salvò la società grazie alla valorizzazione di una nuova serie, quella di Kirby, e alla creazione del franchise di Super Smash Bros. Nel 1999 HAL Laboratories era salva e Yamauchi propose a Iwata di assumere un ruolo dirigenziale in Nintendo. Iwata parlava l'inglese e nel 2001 si presentò al pubblico delle tre per spiegare che cosa fosse la Nintendo Difference, conquistando immediatamente il pubblico con la sua simpatia. All'epoca gli streaming video non esistevano e quello che state per vedere è un filmato amatoriale che mostra la prima apparizione di Iwata alla fiera di Los Angeles. Mr. Yamauchi always tells me we should achieve something that brings fresh surprise and joy. I like that. I believe we know more about what makes great games than anyone else. And this is why Nintendo succeeds. This is the Nintendo difference. Il discorso fu un successo e il motto Nintendo Difference si diffuse sulle bocche di tutti i fan dell'azienda giapponese. Un anno dopo Yamauchi andò in pensione e il ruolo di presidente passò proprio a Iwata. Da quel momento in poi l'azienda subì una drastica ristrutturazione. L'idea di portare gioia e novità profetizzata da Yamauchi venne messa in pratica da Iwata, che conclusa l'esperienza GameCube si concentrò sul marchio Game Boy. La scelta fu quella di cancellare il brand e di sostituirlo con qualcosa di nuovo, la console Nintendo DS. All of those innovations changed games, and so will Nintendo DS. DS is not simply new, it's not just more functions or higher specs, it is different. Con il lancio di DS prima e l'arrivo di Nintendo Wii poi, la Nintendo di Iwata si trasformò in un'azienda completamente nuova, determinata a trasformare la passione per i videogiochi in un vero e proprio mezzo di comunicazione di massa, aperto al grande pubblico e al di là degli stereotipi di sesso, estrazione culturale e capacità. Il gioco entrò nelle case di un pubblico mai visto prima. I videogiochi vennero utilizzati da donne, dagli adulti, dagli anziani e da chi semplicemente un tempo ignorava il gioco digitale, ritenendolo un prodotto per pochi smanettoni. Certo, le scelte di Iwata non piacquero sempre ai fan di lunga data e molti si sentirono traditi dal parziale abbandono del pubblico che un tempo avrebbe seguito Nintendo fino alla morte. Ma l'azienda, uscita dall'insuccesso di GameCube, con la svolta intrapresa da Iwata riuscì a risorgere e, come spesso è avvenuto nella sua storia, a cambiare per sempre il mondo dei videogiochi. Iwata ci ha lasciato in un periodo grigio per la società di Kyoto, un momento in cui ciò che aveva fatto la fortuna di Nintendo Wii e Nintendo DS sta iniziando a stancare un pubblico sempre più esigente. La Nintendo di Iwata era pronta a rispondere e alle 3 2015 eravamo tutti col fiato sospeso per scoprire che cosa l'azienda avrebbe presentato al suo pubblico. Al suo posto trovammo uno show deludente in cui Iwata, Reggie e Miyamoto si fecero sostituire da dei pupazzi animati. Solo oggi scopriamo che il Muppet Show di Nintendo è stato architettato per nascondere le gravi condizioni di salute di Iwata, che nella sua ultima foto appare dimagrito e certamente diverso dal sorridente giapponese che abbiamo applaudito tante volte sul palcoscenico. In uno dei suoi ultimi messaggi, Iwata, uomo di profonda umiltà, si è scusato con i fan delusi delle tre, garantendoci che l'azienda si sarebbe sforzata in futuro per accontentare le richieste di chi l'ha sempre sostenuta. Ecco, oggi che Iwata non c'è più, noi vogliamo ricordarlo così, come un uomo modesto, educato e rispettoso, che con le sue promesse e i suoi annunci ci ha fatto sognare per oltre 10 anni. Chiunque coglierà la sua eredità avrà davanti a sé un cammino pieno di difficoltà. Noi non possiamo che augurarci di ritrovare al timone di Nintendo un uomo o una donna di altrettanta statura. Ciao Satoru. 以上で開封の儀を終わります。ありがとうございました。